abbiamo un serbatoio, qui l'acqua è potabile e così rientra anche nel prezzo del biglietto, 10 euro a notte con carico e scarico, e così ci facciamo una bella doccia. 24 novembre a Isolinas, tisanetta all'aperto. 24 novembre o dicembre? Ah, gennaio. Novembre è troppo poco. Novembre c'è ancora bel tempo in Sardegna. Quindi 24 gennaio, tisanetta, 3 gradi. Siamo davvero amareggiati, ragazzi. Che sfiga. Ma non per altro, perché stavamo andando al mare da metà marzo in Spagna. Siamo rientrati in Sardegna, siamo ripiombati nell'inverno più buio. Stanno bene i tedeschi qua. Guardate quanti camper ci sono, strapieni. Buongiorno a tutti amici, martedì 17 maggio, ormai lo devo guardare nel telefono per non dire fesserie. Ci sono 17 gradi alle 8 del mattino e il tempo è sempre pessimo. Abbiamo dormito tutta la notte con un vento tremendo in mansardina. Guardate il cielo, guardate le nuvole che ci sono, nuvole e vento. Pazienza, faremo altro, inizieremo a fare e a sbrigare delle commissioni in modo tale da riuscire a partire subito dopo l'esame della scuola di Davide. Anticipiamo i tempi. Non potrò mai dimenticare una frase di un caro amico del passato, di tempi lontani. Il tempo è brutto, ma noi no. Perciò ce ne freghiamo, ci facciamo la nostra colazione, stiamo qui tutto il giorno e vediamo se andare via stasera per andare dai nonni o domani mattina. Perché poi domani dobbiamo fare delle commissioni e andare a Cagliari. Detto questo, possiamo cominciare la colazione. Saluto anche tutti gli iscritti. Ciao! Come vi ho detto, queste giornate sono da sfruttare in questa maniera. Lavoro, tranquilli, seduto al computer, ma guardate che tempo! Diluviando. Assurdo, assurdo, non c'è nient'altro da aggiungere. L'una meno un quarto, così ho detto e così abbiamo fatto. Chiusi in camper, abbiamo lavorato, Rita ha sistemato delle cosettine che fa col cucito, magari un costumino, ha preparato il pranzo, adesso ve lo faccio vedere, l'ha messo in forno. Abbiamo 3 cosce di pollo con patate, melanzane e zucchine. Stiamo caricando di brutto perché è uscito un po' di sole, e se rimane questo sole magari un'oretta al riparo lo possiamo anche prendere. Stiamo caricando 50 ampere più o meno. Mi sembra strano, è perché comunque nuvoloni ce ne speriamo. Vedete, una parte del cielo è anche serena, una parte molto in nuvole. Guardate quanti camper ci sono. Buongiorno Rita, forse buongiorno. Non ci siamo neanche visti, no. Con i tuoi iscritti. Dobbiamo apparecchiare, ci siamo? Sì, quasi, dai. Un paio di minuti ancora. Pranzetto fatto, forse riusciamo a prendere un'oretta di sole, ci proviamo, è nuvoloso, però in alto è anche sereno, è nuvoloso, le nuvole sono basse, quindi andiamo, proviamoci. Il paradiso dei kitesurfisti, vento sempre, ma noi ci prendiamo un po' di sole, se rimane così è bellissimo. Al riparo si sta bene. 4 e mezzo della sera e un po' di sole l'abbiamo presa anche oggi alla fine, ragazzi. Un'oretta e mezzo l'abbiamo presa. Le nuvole sono state clementi con noi oggi. Si è coperto 3 secondi in un'ora e mezzo, quindi è andata proprio bene. Adesso servizi e torniamo dai nonni, ci alleniamo e domani una commissione a Casteddu. L'esame di Cuccioli si sta avvicinando, vero? Sì. Sei pronto, eh? È una domanda. Dimmi. Cosa sarebbe Casteddu? Casteddu vuol dire castello e Cagliari si dice Casteddu in sardo. Ah, ok.
Davide studia, io torno il gradino e mi sposto per fare i servizi. E si rientra. Beh, un po' di colore l'abbiamo preso anche oggi. Soliti servizi. E vediamo Dado che combina. Faccio anche la cassetta e ce ne andiamo. Adesso in questa fontanella del paese, dato che ci siamo, mi riempio due bottiglie di acqua. Acqua buona, e una me la bevo quando mi alleno tra mezz'ora. Mi piace sempre l'acqua dalle fontane. E quando le trovo, la carico sempre. 10 minuti e siamo di nuovo parcheggiati dietro casa dei nonni. Queste giornate trascorrono così, un po' in giro, un po' a visitare qualche posto e un po' dietro casa dei nonni, ma non c'è neanche il clima che ci aiuta. Abbiamo provato a fare un giro, come avete visto, ma non si sta bene, quindi sbrighiamo qualche commissione e ne approfittiamo di queste brutte giornate. Vedi, vengono avanti tutte le scatole, tutte quante, ma muoio. Adesso hai di nuovo spazio. Questo. Non abbiamo nulla in mano. Non abbiamo nulla in mano, guardate. C'ho la palestra in mano praticamente. Oggi ragazzi mi alleno col supporto di nonna Vilma, eh? Vero? Gli sei bello, eh? È bello. Quello che sua mamma. Oh, mi sto allenando e sono cotto già. Però ne abbiamo preso sole anche oggi, eh? Ci siamo abbronzati parecchio. Altro che. Un'oretta e mezzo l'abbiamo fatta, effettivamente. Anche Rita è venuta a dare il suo contributo. 5, 6, 7. Stanca? Stanca, non ho ancora finito. Addominali. Vai. È la mia mammina invece che si passa il tempo, si mette a cercare di piegare una felpa e rimane. E rimane 2 ore cercando di piegare un pantalone. Però ve la volevo far vedere. Ve la voglio far vedere. Da giovane. Buongiorno a tutti amici. Venerdì 19 maggio, potremmo anche dire venerdì 19 febbraio o gennaio, perché le temperature sono basse, continua a piovere tutti i giorni da troppo, ormai non ho perso il conto. Ci sono ragazzi addirittura 16 gradi e 4 alle 11 del mattino quasi. Un tempaccio. Buongiorno Rita. Buongiorno a tutti. Buongiorno anche a te. Siamo quasi pronti per andare a pranzo con i nonni, visto che il tempo è brutto, non si può fare nulla. Con i nonni approfittiamo e andiamo a mangiare in un ristorantino vicino a Carbonia, nella strada per Sant'Antioco, per raggiungere l'isola di Sant'Antioco, e si chiama Da Silvana. Si mangia un menù tipico di mare con anguille arrosto. Cioè nel secondo ci sono anche anguille arrosto. È una cosa che a noi piace molto e quando siamo qui in genere andiamo sempre. Rita sta preparando la merenda per Davide, lo spuntino. E poi finisce di prepararsi e usciamo. Davide ha studiato 2 ore, io ho lavorato 2 ore, siamo svegli come sempre dalle 7:30 del mattino, ma
ho fatto il mio primo testo lungo 4 pagine. Caspita. Un romanzo sceneggiato appuntato. Dopo lo leggiamo. Adesso però finiamo di prepararci. Nel frattempo che Rita e Dado finiscono di, Rita di sistemare, Dado di studiare, io vado a fare la cassetta perché siamo parcheggiati qua dietro, la devo fare per forza dai miei, e poi torno e chiudiamo tutto e ce ne andiamo. Rita, le pulizie ancora. Cassetta fatta, chiaramente queste operazioni ve le risparmio. Adesso andiamo dai nonni, li salutiamo e niente, porto 4 libri che Davide ha letto, ne legge uno al giorno. Questi libri, Diario di una schiappa, costano 14-18 euro l'uno, non mi ricordo, li legge in un giorno 250 pagine. Ci vuole una finanziaria solo per far leggere Dato. Comunque adesso vediamo a che punto siamo. Andiamo a prendere Rita e poi siamo pronti per andare in ristorante. Bonjour. Bonjour, sei pronta? Sono pronta. Questa la butto? Quale la butta? Vieni, ti aiuto a scendere. Vieni qua, vieni. Ok. Questa tieni. Pronti? Yeah. Chiudi e partiamo. La Rita di nuovo in tacchettini, ti stai riurbanizzando, sì. Ricivilizzando. Ma non male puoi più. Sì, non sei più abituata? Non sono più abituata. Meglio un ciabattino in giro per il mondo, dai. Sì, direi. Sì. Siamo pronti per andare a pranzo, mezzogiorno e mezzo. La signora Vilma è strapronta, ma guarda un po' che look. Aspetta che accendiamo una luce che non si vede mai niente. Mamma mia, sembri una dei Blues Brothers. Cioè, guarda che eleganza. Non bisogna far vedere tutto. Le scarpe del Papa. Le scarpe del Papa, certo. Mezzogiorno e mezzo siamo pronti. Hai fame e appetito? Abbastanza bene, anche noi, quindi aspettiamo. Adesso arriva, ragazzi, il signore o il re del mirto, Giorgio. Zio Giorgio che viene con noi. Almeno facciamo altre 2 risate, 2 brindisi e prima di pranzo. E così ve lo faccio conoscere. Arriva Giorgio, ve lo presento con la moglie Rosalba, Rosalba, e andiamo a mangiarci queste 2 anguille oggi da Silvana. Siamo pronti per andare a pranzo, è arrivato anche Giorgio e Rosalba, buongiorno. Ciao. E Giorgio è l'artefice o il re del mirto sardo. È il signore che ci ha donato il mirto e avete visto nell'altro video, nel video precedente. Non, adesso... non sono un signore, sono un signorino. Il signorino. E adesso andiamo a mangiare. Si attiva la traccia. Dove la devo mettere? Sono dimenticato. Guarda che ti tolgo la borsa. Siamo pronti, nonna va con Giorgio e noi siamo pronti con la Jeep di nonno. Bravo. Di più, anche di più. Ma va bene anche così. Bene. Ma dove è dietro con bimbo? Che io sono qui col signorino Davide. Sì. E ci fa molto piacere. C'è il signorino Giorgio, il signorino Davide. Poi chissà Davide, quanto tempo la signora potremmo Rita. questo signorina. Bimbo. Super signora. Signorina. Eccoci arrivati da Silvana, ristorante specialità di mare. 5 minuti da Carbonia neanche. Come vi ho già detto, il tempo è pessimo, continua a piovere addirittura. Quasi a giugno, mai visto in Sardegna un clima del genere. Ciao. Qui da Silvana ci sono 2 tipi di menù, di mare e di terra, 35 euro entrambi, antipasti di cozze
di mare e antipasto, salumi e formaggi di terra. Vino della casa, acqua, caffè, mirto, limoncello o filet vero? Mirto non lo prendiamo in presenza di Giorgio, per rispetto. Come si può chiamare? Zuppetta di ceci. E poi fave. Sì. E poi due porzioni di cozze. Perfetto. I due primi, fregola, che è qua, ai frutti di mare, e spaghetti alle artegole, alle vongole, alle vongole. Questo vino dai papai mi va bene saccando, brindauso e buffauso salvaggio da selvaggio. Salute. Sì. Adesso vi faccio vedere il barbecue. Ho lasciato un attimo la fregola, molto buona, e vi faccio vedere il barbecue, perché fanno anguille, fanno tanti. Vediamo. Guardate ragazzi, che bella grigliata, tante anguille, gamberoni, orate, sparlotte. Comunque ci stavamo dimenticando, ma sono arrivati anche i secondi, e un fritto misto, e poi sicuramente arriverà anche l'arrosto, quindi anguille, quindi saraghetti, pesce arrosto. Eccolo qua, è arrivato adesso, ne stavo parlando, guardate che bello. Bel panino con gamberoni, eh? Una volta si era visto addirittura un panino con una spigola intera e morsicata dalla testa. Bevendo questo vino mi sono tremate le dita. Brindiamo a Dan, Roberto e Rita. Grazie Giorgio, cicina e salute. Salute. E ora raviolini. Ce ne abbiamo due a ciascuno. C'è il piattino. Una e una. Senta che sono caldi. Ce l'abbiamo un brindisi per il dolce, Giorgio. Non c'è il vino dolce. In sardo non ne conosciamo. Sì. Perché abbiamo molti amici sardi. Beh. Prendiamo a questo bel bicchiere di vino e lo bagniamo con un bel raviolino. Salute. E poi un altro dolcetto insieme ai raviolini, delle seadas con miele. Dolce tipico sardo. Tanto pico. Abbiamo mangiato bene anche oggi. Mangiato, riso. Speriamo. Grande Rosario, finalmente un professionista che mi prende. Finalmente un altro. E adesso il canale è del corpo. Forza? Sì, con la qui pro quo. Zoomaci, zoomaci un po'. No, domani non so come si fa a zoomare. Zoomo? Zoomo, zoomo per la Rosa. Zoomaci. Dai il muro, prendi il muro. Salutate. Grande Rosalba. Arrivederci. Ciao. Grazie di tutto. Ciao. Ciao. Arrivederci. Ancora. Non smetti. Filmalo Giorgio un po'. Filmami un pochettino. Viva il mirto di Giorgio. Spesso tutta la copertura, avete questa la copertura. Vieni ad aiutarmi. Vai, Dado. C'era la mamma dietro che ti fa compagnia. E io adesso. Vai. C'era difficile prima, figurati adesso. Tipica giornata di fine febbraio, rientriamo a casa dopo un pranzo con amici, ci sono 3 gradi, piove. 3 gradi no. Cambiato il passeggero a fianco, il come si chiama il guidatore a fianco? Copilota. Il copilota, perché non ce la fa andare su dietro, è troppo difficoltoso, resta davanti. Buongiorno a tutti amici, 21 maggio, domenica, ci sono 16 gradi e mezzo, siamo alle colazioni,
Oggi dobbiamo andare in un agriturismo, quindi vi faremo vedere come si mangia in un agriturismo in Sardegna. Siamo in compagnia di amici di famiglia, siamo quattro coppie. A una mezz'oretta da qua, alle 11 ci dobbiamo incontrare, ma adesso ci facciamo le colazioni. Sono le 10 del mattino, neanche, forse 10 meno un quarto. Adesso sto andando a farmi barba e capelli da mio padre, poi mi faccio una doccia e approfittiamo di questi servizi più comodi. E poi niente, più tardi ci incontreremo con gli amici per andare, come vi abbiamo detto prima, in agriturismo. Il tempo, ragazzi, è sempre pessimo, pessimo, guardate. Giornate ormai sempre uguali. E credo che continuerà a fare questo tempo per altri 10 giorni, probabilmente. La Sardegna quest'anno ci ha fregato malamente. Che dite, ragazzi? Mi ha fatto un bel lavoro? Il cuccioletto? Professionista ormai, guardate. Siamo pronti, mia mamma quasi pronta, Rita arriva, siamo in partenza. Quattro famiglie. Due macchine. No, due, tre, quattro, cinque famiglie. Tre macchine. E tanto cibo buono, credo, vedremo, insieme. Venite con noi. Tre macchine. Seguiteci. 5 famiglie, 3 macchine. Siamo pronti, ci siamo divisi in un paio di macchine, mio padre con mio zio Sandro. Dopo vi presento tutti, appena adesso ci incontriamo tutti insieme all'appuntamento. Navigatore Vilma, in seconda Daduz. E andiamo. Buongiorno Rita. Buongiorno. È arrivata anche la Rita, siamo pronti. Adesso siamo a un minuto dall'appuntamento e andiamo in agriturismo. Questo agriturismo si trova nella strada tra Nebida e Ugerru, che abbiamo fatto anche da poco in camper, ve l'abbiamo fatta vedere. Poi sulla destra, in mezzo ai monti, si trova questo agriturismo, tutti i prodotti loro, carne, verdure, formaggi, quindi si dovrebbe stare molto bene, ce l'hanno consigliato, non ci sono mai stato in passato. E vediamo, il tempo è sempre peggio. Ragazzi, questa è la comitiva di oggi, Mario, Narciso, Barbara e Paola. Siamo noi con Sandro e mio padre per andare all'agriturismo. Prima però vi facciamo vedere un bellissimo panorama a Nebida. Ho presentato tutti e adesso Di me si ricordano, ultimo, si ricorderanno. Ma non per importanza, Sandrino, si ricorderanno. Ciao Sandro. A tutti, ciao, buona domenica a tutti, ciao. Anche la bravo. Poi adesso. Adesso vediamo se riusciamo a fare una piccola dronata qua, vi faccio vedere questa costa. Thank you.
bella costa, questa è la costa di Nebida, questa che ho inquadrato è Laveria La Marmora, faceva tutto parte di una miniera, di un complesso minerario. Vedete anche qua, sicuramente da qui portavano addirittura sul materiale su oppure giù nelle navi per portarlo altrove, perché da qui le navi forse da Porto Flavia le navi stavano sotto la costa e caricavano le navi con non so di che miniere parliamo, non credo carbone, di quali materiali. Comunque, guardate, era tutto un complesso minerario. Enorme. E qua c'è un baretto, un ristorante che funziona in piena stagione. Guardate che vista. Ve li immaginate bere qualcosa qui? Poi il sole tramonta da quella parte, tramonta proprio lì. E quindi qua in piena estate o comunque nella bella stagione, una visuale pazzesca. Però è ancora tutto chiuso perché il tempo continua ad essere pessimo e quindi la stagione non parte. Ah, vedete, siamo entrati dentro un bar a bere un caffettino e abbiamo visto questo progetto in scala 1,50. Porto Flavia era appunto il tunnel dove estraevano tutti i minerali e li portavano poi sulle navi al mare. 16,50 m. Vedete anche queste fotografie di Porto Flavia con le navi sotto. Quindi comunque si estraeva piombo, credo, abbiamo chiesto. Non carbone. Dronatina della costa di Nebida. Abbiamo bevuto un caffettino e adesso agriturismo. Adesso vediamo cosa ci propongono, ragazzi, eh. In Sardegna l'agriturismo è una cosa seria, ecco, è una cosa seria. Si parla di tanti antipasti, due primi, due secondi, dolci, bisogna non mangiare una settimana prima di andare in un agriturismo in Sardegna. Adesso lo vediamo. Eccoci arrivati, Agriturismo San Rocca. Benvenuti a noi. E la carrozzina, mio padre quando faceva... No. Slittamento, rubi. l'1:50, siamo in perfetto orario per assaggiare il menù dell'Agriturismo San Rocca. Bel posto immerso nella natura, guardate che meraviglia. E siamo giusti. Eccoci qua, tutto prenotato, tavolata è bellissima. Vediamo cosa c'è già a tavola. Wow, guardate che belle tavolate, formaggi, prosciutti insaccati, olive, pane buono, pane carasau. Noi senz'altro siamo probabilmente qui, perché siamo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e noi siamo qui, credo. Rita già seduta a centro tavola, eh? Dato già rubando prosciutto. E poi per lui prosciutto e tanti formaggi buoni.